Cari amici, buon pomeriggio e bentrovati. Domenica 13 novembre 2022, parliamo di mercato valutario, il mercato più liquido al mondo, che ha molto da raccontarci, soprattutto in queste ultime settimane. Vi ricorderete che avevamo parlato di qualche crepa nell'economia americana e nella congiuntura e soprattutto nei dati pubblicati. E gli ultimi dati usciti la settimana scorsa, i dati sulle vendite, scusatemi, sull'inflazione e sul sentiment registrato dall'Università del Michigan con gli aggregati macro, hanno evidenziato un calo importante della congiuntura, il che significa che i quattro rialzi dei tassi che la Federal Reserve aveva annunciato e che ha portato a termine tra il mese di giugno e il mese di novembre cominciano a dare degli effetti, diciamo, voluti sull'economia. Sappiamo bene che la Federal Reserve vuole rallentare la domanda per cercare di abbassare i prezzi delle materie prime e quindi vuole provocare un soft landing sull'economia a stelle strisce. E con questi quattro rialzi sicuramente c'è riuscita, però in questo momento la bad news è rappresentata ed è considerata una good news anche dai mercati azionari, che hanno portato avanti degli importanti guadagni questa settimana, con addirittura il Nasdaq che ha guadagnato il 9% in una settimana, S&P e Dow Jones anche loro circa il 5-5,5%, quindi dei guadagni molto significativi dovuti al fatto che i dati americani stanno cominciando a evidenziare un soft landing, ma potrebbero anche dare qualcosa di più, nel senso che potremmo anche vedere prossimamente dei dati ancora peggiori. Il dollaro ha cominciato a scendere, l'avevamo richiamato, l'avevamo detto in tutte le salse, vi ricorderete, avevamo visto che cosa? Un'accumulazione lenta da parte dell'euro-dollaro, da parte di tutte le valute, contro divisa americana, e avevamo proprio specificato che questa accumulazione avrebbe potuto riportare i prezzi sull'euro-dollaro, per esempio, in area 1,0330, che come vedete dal grafico, aveva rotto il 5 luglio del 2022 al ribasso, quell'1,360 che teneva dal 2017. E dopo un retest veloce e rapido il mercato ha cominciato a scendere per poi non vedere più quel livello, fino a quando non ha cominciato a costruire minimi crescenti e quel livello a 95,20 ha tenuto perfettamente. Siamo saliti e in questo momento siamo tornati al retest di quello 1,03,50,60, che diventa la chiave per capire se il dollaro avrà un'inversione di medio-lungo termine oppure no. Potremmo vedere delle correzioni, magari anche fino a 1,0120, ma il dado secondo noi è tratto e l'incrocio della media mobile a 21 giorni con la media 100 periodi, potrebbe anche 100 giorni, potrebbe anche segnalare la tenuta delle eventuali correzioni come supporto e un'impulsività che potrebbe portare i prezzi nuovamente anche a 1,07, 1,08, perché no, nelle prossime settimane. Questo lo vedremo, dipenderà ancora dai dati americani, perché in questo momento il trigger point per eventuale innesco di ulteriori vendite di biglietti verdi è sicuramente determinato dai dati americani più che dalla forza di euro o sterlina, che in questo momento ancora latitano dal punto di vista dell'analisi macroeconomica, perché sappiamo che l'Europa e la Gran Bretagna potrebbero essere già in recessione. Ma questa recessione era già scontata nei prezzi precedentemente, e quello che non era scontato era il rallentamento economico della congiuntura americana prima della fine del 2022. Invece così il mercato sta anticipando il movimento e l'attenzione è tutta rivolta in questo momento ai dati americani. Oltre alla sterlina andiamo a vedere le altre valute, perché la sterlina, oltre all'euro, scusate, la sterlina con il cable soprattutto ha testato 1,1750 ed è venuto su a 1,185, altro punto cruciale. In questo momento stiamo accumulando ancora per andare a ritest eventualmente addirittura di 1,20, 1,21, 1,22,5. È venuto su in fretta dopo il test, se ci pensate, solamente il 26 settembre, siamo a un mese e mezzo dal minimo realizzato a 1,0380 dall'intervento della Banca Centrale Inglese sui gilts e sui titoli di Stato. Quindi in questo momento sarà molto importante ascoltare, tra l'altro questa settimana, il cancelliere dello scacchiere Jeremy Hunt parlare nella presentazione del budget, e lì vedremo se l'inversione a U che è stata fatta con il nuovo governo da Liz Truss a Sunak può avere portato dei cambiamenti in positivo per quel che riguarda gli analisti, osservatori economici ed investitori che vedono la tenuta della finanza pubblica come cruciale per poter in questo momento acquistare valuta britannica. E così è, la sterlina sta guadagnando terreno, ha recuperato tutto il terreno perduto e su base settimanale vi facciamo vedere dove potrebbero essere i target iniziali, perché questo livello che abbiamo visto inizialmente a 1,20,90, ma soprattutto quest'area a 1,23 potrebbe essere il primo punto d'arrivo per poi arrivare addirittura a 1,26,5.
non lo escludiamo. Andiamo a vedere in questo momento anche altri cambi, perché il dollaro ha perso contro tutti e il movimento più interessante in questo momento è rappresentato proprio da questo dollaro yen, che è arrivato su un grande punto a 1,138,60, che potrebbe tenere, vedere anche delle correzioni a favore del dollaro, perché il delta tasso è il 4%, quindi chiaramente chi compra dollari in questo momento vorrebbe poter sfruttare il differenziale di tasso. Ma attenzione, perché quando il dollaro yen comincia a scendere, se c'è una recessione negli Stati Uniti, che potrebbe essere anche un hard landing da un punto di vista potenziale, beh, non possiamo escludere che succeda come abbiamo detto più volte nel 1998 con la crisi russa, quando il dollaro yen scese da 136 a 111 in poco più di 2 settimane. Ebbene, attenzione, perché noi non possiamo escludere neanche il test di queste aree 130 e 126. Tutto può accadere in questo momento. Siamo a fine anno, la liquidità è molto scarsa in questo momento rispetto al solito, non che sia scarsa a livello generale, ma rispetto alla media storica di quella che è la liquidità sul mercato dei cambi. Questo è un periodo, ed è stato un anno molto importante, ma lo vedete anche dalla dimensione di queste candele rispetto, per esempio, al 2021. Guardatelo, con rispetto al 2022 l'evidenza è chiarissima. Andiamo a vedere anche le oceaniche, perché in questo momento abbiamo un Australia dollaro che si trova su un punto chiave, cioè tutti i dollari sono su dei supporti chiave, e lo vedremo anche eventualmente sul dollar index, che potrebbe essere la chiave per capire quello che potrà succedere. Andiamo a vedere quello che è il dollar index al marzo del 2023. Vediamo un attimo se riusciamo a trovarlo. Il dollar index in questo momento, eccolo al dicembre 2022, guardate il dollar index com'è impulsivo al ribasso, e ha testato 106,20, ma attenzione, perché le medie mobili su base settimanale addirittura arrivano a 101 e sotto 100, quindi movimenti potenziali ancora di un 5-10% che potrebbero tranquillamente esserci anche da qui alle prossime settimane. E sta succedendo quello che è successo nel 2020, qualcuno lo ricorderà, dopo la pandemia, la grande crisi, dollaro che sale contro tutto, improvvisamente quando scende è sceso di più del movimento di rialzo che aveva fatto. Quindi attenzione, perché potremmo vedere anche in questo caso un ribaltamento delle posizioni. Sul CME a Chicago abbiamo visto che gli istituzionali, l'avevamo detto la settimana scorsa, vi ricorderete, sono long di euro, quindi erano entrati long di moneta unica già in area 98-99 a parità. Quindi quest'anno stanno prendendo tutti i movimenti alla perfezione, sono rimasti long di dollari fino a un certo momento e poi hanno scaricato le posizioni, e in questo momento le contro euro sono addirittura short dollari, e vedremo se saranno anche short dollari contro sterline e le altre valute. In questo momento la settimana diventa importante per quel che riguarda anche le oceaniche. Andiamo a vedere New Zealand, ma poi andiamo a vedere anche dollar Canada, perché New Zealand dollaro sta arrivando su dei punti molto importanti, 61,70, ma attenzione, perché su base settimanale tutti i cambi contro dollaro hanno un potenziale enorme di un altro 5-10%, che non si vedrà subito evidentemente, perché ci vorrà tempo, ma in qualche mese potremo vedere quei livelli. Anche il dollaro canadese è sceso, dollaro canadese che si sta rafforzando contro dollaro americano. Stiamo arrivando su dei supporti chiave, noi pensiamo che quest'area di 1,30 per il momento tenga, però il movimento è stato impulsivo, è stato molto, molto interessante. La settimana è importante, perché vedremo dei dati sicuramente interessanti per quel che riguarda l'inflazione, ma soprattutto negli Stati Uniti avremo anche i dati sul mercato immobiliare. Non dimenticate che i mutui in questo momento ipotecari sono oltre il 7%, quindi la crisi del mercato immobiliare era stata l'innesco della grande crisi del 2009, non vorremmo che fosse il grande innesco anche per un'eventuale crisi nel 2023. Rimanete con noi, mettete un like sulla pagina degli amici di Agitrade, sulla pagina YouTube ovviamente. Noi vi aspettiamo, siamo sempre qui, parliamo di mercato dei cambi. E ci vediamo la settimana prossima. A presto.